quando si taglia un nastro e si raggiunge un traguardo chiaramente al quale hanno lavorato i miei predecessori, e quindi occorre dare atto al governo del quale io sono continuità, al governo Musumeci, di aver lavorato bene la seconda volta che vengo a Catania per inaugurare le emergenze. Sono dei traguardi importanti, il nostro obiettivo è proseguire in questo, riformare la sanità pubblica, aumentare la presenza dei presidi, dare risposte naturalmente all'utenza, perché la sanità è un bene e una funzione essenziale. Si lavorerà ai concorsi che non vanno né interrotti né sospesi, perché l'accesso alla sanità pubblica e al pubblico impiego avviene, come previsto dalla Costituzione, attraverso selezione concorsuale. Vi è anche l'esigenza a volte di attingere a medici non italiani, purché il loro titolo venga riconosciuto. La carenza dei medici è strutturale, ma non è colpa della Sicilia. Evidentemente in passato la programmazione dei numeri chiusi per la sanità è stata sbagliata, è stato riconosciuto giorni fa qui in Sicilia dal ministro Anna Maria Bernini, che ha riconosciuto come non colpa personale ma dei governi precedenti, anche dell'apparato diciamo accademico, che nella programmazione dei numeri chiusi probabilmente si è sbagliato, e oggi dopo tanti anni se ne paga il prezzo. Tanto è vero che il ministro Bernini ha dichiarato che è pronta a rivedere per il futuro queste entità dei numeri chiusi, allargare.